La rassegna letteraria LGBT Non siamo solo amici nasce all'interno di un progetto culturale di Arcigay, che si è proposta questo inverno di diffondere una cultura LGBT anche attraverso la presentazione di alcuni romanzi e di alcuni saggi. È iniziata a marzo, ed è terminata ad aprile. L'ultimo incontro è stato con Andrea Panza, presentando il suo ultimo romanzo, La Sindrome, e l'obiettivo era proprio quello di diffondere una cultura, proprio perché siamo convinti, Arcigay è convinta, che anche attraverso la promozione culturale si possono affermare i diritti LGBT. La rassegna è andata molto bene, perché uno degli obiettivi era proprio quello di renderla itinerante, quindi in giro per la città. Il riscontro è stato positivo sia per quanto riguarda la presenza, si è registrata una forte presenza anche eterosessuale, cosa che in realtà non ci aspettavamo, e anche, voglio dire, da parte della comunità è stata ben accolta. Sicuramente ci sarà un secondo ciclo l'anno prossimo, lo stiamo già preparando, e molto probabilmente cercheremo di gestire questa rassegna attraverso doppi canali. Uno è quello proprio di mantenere la stessa dinamica di quest'anno, cioè la presentazione di un romanzo al mese, e in più, ecco, la novità sarà quella di costruire anche un tavolo di discussione attorno a delle tematiche specifiche, quindi insomma questo doppio aspetto. Ma allora, il tema è molto, molto importante, anzi direi assolutamente primario, non nelle battaglie di Arcigay, che non si occupa soltanto del territorio nazionale, ma anche quello europeo ed extraeuropeo. Il titolo Identità precarie, Pride a rischio, voleva mettere l'accento, intanto organizzato da Amnesty International in collaborazione con Arcigay Nazionale, dove ha visto la presenza del presidente nazionale Paolo Patanè, del responsabile giuridico Dimitri Lioi e la mia partecipazione come militante, è stato proprio quello di mettere in evidenza e dare il tentativo di gettare uno sguardo all'interno dei vari Pride all'interno della comunità europea, a rischio naturalmente, proprio perché il Pride rappresenta, essendo anche un evento politico, cioè raccoglie, crea rete, destabilizza tessuti sclerotizzati, costruisce relazioni tra le associazioni LGBT e le varie istituzioni locali e di associazione. Rappresenta naturalmente per alcuni paesi, con soprattutto governi di centrodestra, rappresenta naturalmente un elemento destabilizzante, quindi si tende ad diciamo creare problemi alla realizzazione di questi Pride. Io mi sono occupato della questione albanese, cioè il 20 marzo l'associazione pro LGBT albanese lancia a livello nazionale la propria iniziativa, cioè quella di fare una sorta di Pride di bandiera. A seguito di questa dichiarazione il vice ministro della difesa Spaniu si scaglia contro, sostenendo la necessità di prendere a manganellate i militanti, gli attivisti. Questo è stato un atto gravissimo, proprio soprattutto in una fase storica abbastanza complessa dell'Albania. Ricordiamo i tentativi di ingresso all'interno della comunità europea, è proprio il rispetto per la diversità, per le istanze LGBT, di difesa dei diritti, dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale, rientra all'interno di uno dei prerequisiti per l'ingresso nell'Unione Europea. Quindi mi sono occupato della questione albanese, raccontando, no, la mia esperienza dopo aver incontrato gli attivisti della pro LGBT e attualmente stiamo cercando di costruire un percorso programmatico, appunto, che riesca, no, a far svolgere le successive iniziative assolutamente in un clima più sereno e meno, ecco, discriminante.
In realtà il mio percorso di scrittura nasce tanti anni fa, quando ancora non avevo iniziato, no, l'attivismo LGBT, e si è svolto all'interno della produzione di testi poetici. Oggi la situazione è diversa, oggi credo che la mia militanza rientri perfettamente all'interno del mio progetto di scrittura, del mio progetto di poesia. Ho già, ecco, terminato una nuova raccolta che raccoglie l'esperienza di questi anni, è una raccolta che pone l'attenzione su alcune tematiche che rientrano all'interno della rivendicazione dei diritti, nello specifico LGBT, e tenta di costruire un dialogo tra, ecco, le precarietà contemporanee, cioè tra una precarietà esistenziale legata naturalmente a fatti materiali, cioè il lavoro, la costruzione di sé all'interno di un contesto sociale, e naturalmente anche il tema, no, dei sentimenti, delle emozioni che sono negate appunto attraverso una non legislazione, ecco, specifica, vengono negati inevitabilmente anche alle persone omosessuali, alle lesbiche, ai transessuali, ecco.